La cameretta della madre, il talamo nuziale, lo sposo e la sposa. Nello spazio solitario e appartato di questa stanza si consuma ogni notte il mistero. Un luogo che si fa talamo, camera dell'incontro nuziale, segreto che si schiude come fiore notturno, sprigionando fragranze inebrianti. Rifugio ove aprire il cuore agli effluvi più intimi e trovare lo sposo in abiti regali. Al centro vi è la croce, perno, corona e vessillo. Modello e icona dell'annientamento a lungo anelato e che solo in essa può realizzarsi in pienezza. Il tabor e il gestemani, la delizia e la croce, la consolazione e l'aridità, la carezza e la sferzata, le mistiche nozze e l'abbandono, il miele e il fiele, il crogiuolo della sofferenza e la suave ebbrezza, l'angoscia e il sommo gaudio, la supplica e il dono di grazia convivono qui senza entrare in conflitto. Un altro luogo importante in questa casa madre è il luogo della sua cameretta. Aveva scelto per sé nel palazzo, nell'abitazione, quel luogo che era adibito a ripostiglio. Nel ripostiglio si mettono tutte le cose che non si vogliono far vedere nella casa, no? E quindi lei l'aveva scelto per sé. E in quel luogo nessuno mai fece entrare durante la sua vita, perché là lei ha vissuto i segreti più intimi del suo amore verso il suo sposo Gesù. Ma penso che Madre Rosa sapeva quello che doveva fare e che era un po', perché quello secondo me era uno stanzino dove andava il suggeritore, perché vede che c'è quel finestrino lì e la cappella era il teatro della famiglia che abitava prima, perché era una famiglia nobile e lì andava il suggeritore. Madre Rosa si è scelto proprio quello, un po' appartata, un po' semplice. E penso che lei, sapendo cosa doveva fare, perché nessuna delle sorelle è mai entrata in camera di Madre Rosa, perché lei teneva sempre quel paravento, che in modo che se qualcuno la cercava, loro non vedevano gli strumenti che c'erano dentro, che poi si preparava tutto lei. Io non so come faceva, anche quella croce è pesantissima, sembra, ma sono trave. La portata, tutto lei si aggiustava. Se voi guardate bene i davanzali della finestra, la seconda, è più incavata, proprio consumata quando lei si preparava gli strumenti. L'aspetto più sconvolgente della cameretta si manifesta ai miei occhi quando ritrovo la sequenza di strumenti che tanto ha impressionato la mia lettura delle memorie. Sono stati adagiati sul raso scarlatto entro basse teche di legno, messe le une accanto alle altre, senza soluzioni di continuità, ai piedi della croce più grande. Ed ecco aprirsi lo spinoso capitolo delle penitenze. Madre Rosa poi era a Roma, quindi è morta a Roma, la camera era chiusa, nessuno, dopo la morte che le sorelle hanno aperto, hanno trovato tutto questo, diciamo, gli strumenti per terra, c'erano delle macchie di sangue. Siccome noi siamo così brave, così precise, pulite, subito abbiamo sistemato per benino e pulito tutto, però sono state molto brave, sono andate dal vescovo Scalabrine e hanno comunicato quello che hanno trovato, e lui ha detto di scrivere dettagliatamente le cose come hanno trovato, e questo l'hanno fatto in un modo meraviglioso, che noi grazie a loro ci troviamo anche questa eredità. La cameretta penso che sia il punto più importante, e la mia esperienza è questa, che nella cameretta di Madre Rosa, quando vado, mi viene spontaneo fare il segno della croce
come entrare nel santuario della vita, della pienezza di vita in Dio. Rosa non sembra temere le conseguenze delle ferite provocate da così aspri battimenti. Confessa in diverse occasioni di dover convivere con dolori strazianti che non di rado le fanno perdere i sensi. Il gonfiore sul petto le aumenta a intermittenza e gli spasmi le percorrono tutto il corpo, da piedi a collo, per la pressione esercitata dalle catene avvinghiate alla carne. Il dolore era atroce, ma ciò che provavo era tale da raddolcirmi ogni pena. Per questo implora il direttore perché le accordi di indossare tutti gli strumenti, onde poter alzarsi e avere forze. La madre sembra gioire dei suoi patimenti, sapendo per certo che le pene che la annodano sono particolarmente gradite al suo diletto, il quale si compiace della tenerezza con cui ella intende servirsene. Dice, infatti, di volerle usare per fabbricare una tenda con cui lo riparerà dalle intemperie e che, una volta guarnito il padiglione col sangue della disciplina, lo ingrandirà sempre di più, aumentando l'asprezza dei colpi. Nella cameretta, ai tempi della madre, nessuno, né suore né secolari, aveva mai potuto mettere piede, per un espresso divieto della madre, e perché portava sempre con sé le chiavi, anche quando i viaggi si facevano più frequenti, per ragioni di governo della congregazione. È l'argomento più difficile, questo direi, no, in Madre Rosa. Io comincio con i due interrogativi che generalmente emergono quando si parla delle penitenze di Madre Rosa. Qualcuno ha tentato di dire: ma non è che c'era un po' di masochismo in queste straordinarie penitenze che Rosa Gattorno faceva? E l'altro interrogativo è: non è che questo stile di ascesi è frutto del suo tempo, di una certa spiritualità manicheista che stava un po' scemando ai tempi di Madre Rosa, ma era ancora abbastanza presente? Allora, per rispondere al primo interrogativo, noi abbiamo, e anche al secondo, abbiamo degli studi bellissimi che tolgono ogni dubbio sull'equilibrio psichico di Madre Rosa e sulla sua personalità. Sono stati fatti due studi. È stato necessario, spiego un po' il contesto velocemente, nel processo di beatificazione, quando nel 1979, finalmente, dopo tante richieste durante gli anni, è stato dato il nulla osta per proseguire la causa di beatificazione a padre Antonio Cairoli, che è stato l'ultimo a richiederlo con tutte le testimonianze. È stato detto sì, è stato dato il nulla osta da Monsignor Bafile, che era il segretario della Congregazione dei Santi allora, e però è stato richiesto di fare uno studio sulla personalità della madre di Rosa Gattorno per verificare se era normale o se c'era qualcosa che non funzionava. Allora, non è bastato uno, grazie a Dio e grazie alla provvidenza, c'è stato padre Paolino Zavarella, che era un religioso, un teologo, era un medico chirurgo e uno psichiatra, quindi un uomo di grande esperienza e di grande studio, anche di grande preparazione, e poi a un laico, è stato un grafologo che ha esaminato parecchi scritti della madre, studiando la grafologia della madre. Allora, leggiamo la conclusione di padre Zavarella, perché è molto bella e toglie ogni dubbio, non è lunga. E lui si rifà un po' al primo periodo della madre e poi alla conclusione,
e dice: durante le difficoltà finanziarie, noi sappiamo che il giorno dopo il matrimonio, Madre Rosa con il marito, mentre erano in viaggio di nozze, hanno avuto la notizia del crack finanziario e quindi sono rimasti senza niente, non solo, ma con tanti debiti. E quindi da ricchi che erano si sono trovati poverissimi, con un futuro con tanti interrogativi da tutti i punti di vista. Allora, durante le difficoltà finanziarie, in occasione della morte del marito e appena 3 mesi dopo di quella del piccolo Francesco, il terzo figlio, Rosa Gattorno mantenne un contegno che dimostrava non solo la esistenza di una normale vita psichica, ma grande forza d'animo, dignità e un alto grado di vita di fede. Noi sappiamo dalla biografia che ha passato mesi di annientamento. Lei diceva in una testimonianza, dice: neanche mi pettinavo più. E lei era una donna dell'alta società, no? Perché aveva perso tutto. E però ha incominciato, aveva la cattedrale vicino, la sua casa era di fianco alla cattedrale, messa quotidiana, comunione quotidiana e ore di adorazione nella cappella del Santissimo. Poi dice Zavarella ancora: ci troviamo di fronte ad un soggetto particolarmente dotato dal punto di vista dell'intelligenza, della volontà ed dell'equilibrio psichico. Tutta la complessa esistenza della medesima, la madre, il modo in cui visse la vita matrimoniale, le circostanze della fondazione e il sorprendente sviluppo dell'istituto delle figlie di Sant'Anna dimostrano, con la prova dei fatti, che la Gattorno non solo era normale dal punto di vista psichico, ma era persona ricca di alte qualità. Ancora, l'esame comparato tra l'opera Travagli e Conforti, che era l'opera incriminata, no? Per cui era emerso il dubbio che ci fosse qualcosa di sfasato nella sua personalità, e tutti gli altri scritti della Gattorno, evidenzia un perfetto dominio di sé, un più che notevole equilibrio psichico, grandi capacità realizzatrici e specialmente nel vasto epistolario un continuo esercizio della carità nel comprendere, dirigere, confortare gli altri. Conseguentemente, al dubbio proposto circa la normalità della serva di Dio, rispondo che Anna Rosa Gattorno fu una persona certamente normale dal punto di vista psichico. E il dottor Bidoli, il grafologo, dice, si rifà solo, questa è proprio la conclusione, perché la relazione è molto lunga. La lettera dell'aprile 1900, la madre è morta il 6 maggio, mostra una persona debilitata fisicamente, ma ancora psicologicamente molto dinamica e consapevole. La situazione è la stessa di 10 anni prima, ma con un aumento delle spinte alla generosità e all'espansione positivamente operativa verso l'ambiente, anche se mancano ormai completamente sia la pressione volitiva sia le forze per la realizzazione.